Eccoci qui, le 9:12 minuti e abbiamo anche in collegamento il primo ospite di questa puntata di Just Today. Dovrebbe essere con noi collegato Antonio Nicoletti, presidente di APT Basilicata. Presidente, grazie per essere con noi. Grazie a voi dell'invito, eccomi qua, buongiorno. APT, lo ricordiamo, è l'agenzia di promozione territoriale della Basilicata e noi vogliamo essere quest'oggi in collegamento con lei proprio un po' per parlare di tutto quello che è il programma che è stato approntato dall'APT durante questa settimana santa e che è ancora in itinere da ieri sera, ma soprattutto anche oggi, con varie iniziative un po' su tutto il territorio della Basilicata dedicate alla settimana santa. Vogliamo ricordarne qualcuno in particolare? Ah, direi che in Basilicata il cuore delle manifestazioni della Settimana Santa è probabilmente proprio nell'area del Vulture, quindi in tanti piccoli comuni che mantengono una tradizione, ciascuna nel proprio borgo, di celebrazione dei riti della Settimana Santa con particolarità, specifiche che sono sopravvissute, al tempo e ancora oggi sono coinvolgenti e interessanti anche per chi non è proprio di questa comunità, ma viene soltanto in visita, in viaggio. In più Matera e Potenza, le città, hanno una loro tradizione innovata, penso per esempio a Matera, con uno spettacolo scenografico e culturale dedicato proprio al periodo della Passione e alla rilettura della Passione attraverso la storia dell'arte. Presidente, ci ha parlato un po' appunto di questi riti, avremo poi nel corso di questa diretta anche in collegamento alcuni rappresentanti proprio da Rio Nero in Vulture, per quello che è uno dei riti più sentiti in Basilicata. Qual è un po' l'attività ecco, dell'APT durante questa settimana e qual è la percezione che si ha soprattutto rispetto anche un po' a quello che è il turismo, turismo turistico, ma poi in questo periodo dell'anno soprattutto turismo religioso? Noi come agenzia di promozione territoriale accompagniamo la programmazione dei territori per farla conoscere sia nelle regioni limitrofe che in tutta Italia e all'estero. Abbiamo programmato nelle scorse settimane una serie di iniziative che anticipavano questo periodo della Settimana Santa e i riti con gli strumenti ordinari della comunicazione turistica e in particolare poi con il programma che noi stiamo portando avanti come agenzia regionale di promozione e con il nostro piano strategico ci siamo concentrati sul collegamento fra religione e natura in questa regione che è pervasa da territori incontaminati. Noi siamo una regione di 10.000 km quadrati, buona parte sono aree protette e in queste aree protette, nelle nostre montagne, che sono le montagne più alte del Mezzogiorno d'Italia, molto spesso si trovano dei santuari, si trovano dei luoghi particolarmente mistici, potrei dire, perché immersi nella natura, dove è possibile ritrovare se stessi e ritrovare il rapporto con il sacro. I santuari sono i santuari che poi ci collegano ai culti religiosi dei nostri territori. Molti sono santuari mariani e su tutti posso citare il santuario della Madonna di Viggiano, proprio a Viggiano in Val d'Agri, Madonna che è la protettrice delle genti lucane e nei 2 giorni di festa, a primavera, a maggio e in autunno, a settembre, il territorio di Viggiano è sede di pellegrinaggi che arrivano da tutto il Mezzogiorno d'Italia. Sono tradizioni antiche che legano la fede al tenere vivi dei legami che sono legami anche sociali e culturali, e la Basilicata in questo è davvero una regione esemplare per come queste tradizioni si sono mantenute fino ad oggi. E abbiamo visto anche, grazie alla nostra regia, quelli che sono appunto gli eventi che sono stati promossi sino ad oggi, ma che poi sono anche ancora in programma quest'oggi in tutta la Basilicata. Ne parleremo anche nel corso, di questa puntata. Vogliamo anche lasciare un po' quello che è il sito dell'APT Basilicata, www.aptbasilicata.it, eccolo, lo possiamo anche, mostrare dove ci sono poi. Basilicataturistica.it, il nostro, chiedo scusa, il sito di promozione è basilicataturistica.it, lì trovate tutte le informazioni, mese per mese, periodo per periodo,
in particolare in questo periodo, sulla Settimana Santa, basilicataturistica.it. Esatto. E, Presidente, un'ultima domanda per quanto riguarda questi sacri riti e queste che sono le tradizioni che in Basilicata, così come un po' anche in altre regioni d'Italia, poi si tramandano di generazione in generazione. Qual è la percezione che ha da parte dei più giovani rispetto a queste tradizioni ormai decennali, secolari, nei nostri territori? Ma guardi, io vedo anche nelle nuove generazioni un legame forte con queste tradizioni. Ieri ero nel borgo di Barile, dove c'è un'altra delle nostre processioni, via crucis più sentite e più interessanti, e lì c'erano ragazzini che accompagnavano anche vestiti da figuranti ed erano partecipi con passione, con orgoglio, erano parte attiva di questa tradizione che sopravvive ancora oggi. Come a Barile, così in tutti gli altri comuni della Basilicata, le nuove generazioni sentono molto questo legame, che quindi sopravvive, e questo ci dà fiducia anche per il futuro. Allora, grazie per essere stato con noi al Presidente Nicoletti, Presidente dell'APT, Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata. Ricordiamo anche i vostri siti web, lo ha detto lì, l'avevamo detto anche noi, il primo aptbasilicata.it, e soprattutto per quanto riguarda il turismo e tutti gli eventi promossi in Basilicata, www.basilicataturistica.it. Grazie Presidente per essere stato con noi e buona Pasqua. Buona Pasqua a tutti voi, grazie. Abbiamo recuperato nel frattempo il collegamento telefonico con la città di Morbegno. Siamo in provincia di Sondrio, abbiamo in collegamento telefonico Pier Giovanni Damiani, insegnante di religione. Pier Giovanni, grazie per essere con noi. Buongiorno, ovviamente buona Pasqua a tutti e scusate per il disguido precedente. Assolutamente nessun problema, è anche questo il bello della diretta, l'importante ecco, è aver costruito questo ponte ad essere simbolicamente collegati con voi appunto nel nord Italia, in provincia di Sondrio. Allora, non abbiamo moltissimo tempo, vorrei andare un po' su quelle che sono appunto anche le vostre attività, luoghi e riti della Settimana Santa, ricordando Giulio Perotti, e questo è un po' il nome del programma, lo possiamo vedere anche in grafica con l'aiuto della regia. Ti chiederei, Pier Giovanni, due passaggi. Il primo passaggio, il ricordo di questa Settimana Santa, a chi appunto è dedicato questo cartellone, e poi quello che è l'appuntamento di oggi. Un evento poi particolare, sabato 8 aprile, un appuntamento al cimitero, questo oggi pomeriggio alle 16.30, con i segni della passione fra il cimitero e la chiesa di San Martino. Sì, oggi pomeriggio è l'ultimo incontro di una serie che abbiamo dedicato a Giulio Perotti, che era un membro del gruppo Le Nevi di un tempo, un gruppo di amici, di guide turistiche, che da 30 anni fanno visite guidate a Morbegno e al Mandamento. Venendo a mancare il 26 novembre scorso Giulio Perotti, abbiamo deciso, oltre al solito programma annuale, di aggiungere anche alcuni incontri durante la Settimana Santa. Perché? Perché a Morbegno, fin dall'antichità, i riti erano molto sentiti, erano molto vissuti anche dal popolo. E quindi oggi è l'ultimo incontro. Il primo, però, e anche il secondo, erano dedicate in modo particolare al catafalco che si costruisce il lunedì santo. 400 pezzi di legno che le due confraternite della Madonna Assunta di San Pietro assemblano e montano per custodire l'urna del Cristo morto che ieri è stata portata in processione per le vie del paese. Pier Giovanni, perché questo evento nel cimitero oggi pomeriggio? Qual è il senso e qual è la tradizione anche di questo evento? Lo ricordiamo alle 16.30 nel cimitero di Morbegno, segni della passione fra il cimitero e la chiesa di San Martino. Primo perché chiudeva, dopo la morte c'è sempre la risurrezione, e quindi era bello chiudere questo ciclo di incontri pensando anche ai nostri cari defunti, anche alla vita nell'aldilà. Ma poi è un luogo molto caro ai morbegnesi, perché il cimitero si trova fuori dal centro abitato, nei pressi di una bellissima chiesa romanica dedicata a San Martino e nei pressi di un'altra bellissima chiesa dedicata alla Madonna Assunta.
i morbognesi hanno l'usanza, in occasione delle feste, fare la passeggiata al cimitero, e c'è anche un parco attorno molto, molto bello, e quindi abbinare sia la vista ai propri cari come anche la passeggiata salutare in questi luoghi che sono anche scrigno di arte. Da sempre il cimitero di Morbegno è stato luogo di incontro, c'è anche un ossario famoso che venne costruito nel 600 per raccogliere le ossa dei defunti morti in occasione della peste, la peste manzoniana, e quindi da allora la chiesa di San Martino era visitata non solo per le preghiere ma anche per il culto ai defunti. Perfetto, grazie per Giovanni Damiani per essere stato con noi, insegnante di religione. Non abbiamo avuto tempo, ecco, anche di dire altro purtroppo per i tempi veramente ristretti della diretta, ma l'augurio è sicuramente quello di tornare probabilmente anche grazie, in futuro, certo, da voi a Morbegno, anche in un collegamento video. Grazie e buona Pasqua a voi. Grazie, buona Pasqua, e buona Pasqua a tutti i telespettatori. Arrivederci. Grazie anche alla nostra regia che ci ha fatto vedere appunto quello che è il programma promosso dalla città di Morbegno, luoghi e riti della Settimana Santa. Ci fermiamo per un ultimo blocco pubblicitario e poi torniamo qui per quest'ultima parte di questa puntata di Just Today.